Buongiorno a tutti, sono Anna Scola e voglio invitarvi al mio prossimo corso in partenza. Il corso si intitolerà La voce del leader, Public Speaking per ispirare e guidare. Di cosa ci occuperemo nel corso? Ci occuperemo di vocalità e di leadership. Ci occuperemo della voce cercando di studiare la vostra caratteristica vocale, le vostre caratteristiche espressive, la vostra trama timbrica. E cercheremo insieme di capire come poter ampliare la vostra potenzialità espressiva, comunicativa, cercare di capire quali sono i vostri punti di forza e quali potrebbero essere, insomma, delle abitudini a cui talvolta vi aggrappate, per cercare, insomma, di aiutarvi ad essere più consapevoli di quello che dite, di come lo dite e perché lo dite. Poi ci occuperemo di leadership, ci occuperemo soprattutto della leadership emotiva, ci ispireremo agli stili di comando di Goleman, della sua appunto leadership emotiva, per cercare insieme di capire chi è il tuo leader, com'è fatto, che caratteristiche ha, che valori porta. Quindi ci occuperemo del vostro stile di comando autoritario. Certo, non è da usare sempre, ma può essere utile in determinati momenti. Qual è la vostra caratteristica autorevole? Come esprimete le vostre visioni? Come esprimete la vostra capacità di allenare i vostri collaboratori? Il risultato quale sarà? Di un lavoro che sarà in parte individuale, in parte collettivo. Perché noi nasciamo da soli, ma nasciamo da soli nella relazione con l'altro. E cresciamo e ci formiamo nella relazione con il gruppo, con la famiglia, con gli interlocutori, con il partner, con chi scegliamo. Vorrei concludere e salutarvi con una citazione da una poetessa americana, Williamson, che Nelson Mandela cita all'interno di uno dei suoi discorsi. La poesia inizia e dice: "La nostra paura più profonda non è di essere inadeguati. La nostra paura più profonda è di essere potenti oltre ogni limite." Salto qualche verso. E verso la fine dice: "E quando permettiamo alla nostra luce di risplendere, automaticamente permettiamo agli altri di fare lo stesso. E quando ci liberiamo dalle nostre paure, automaticamente liberiamo anche gli altri." Ecco, con questo pensiero io vi saluto e rinnovo il mio invito al corso La voce del leader.